Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video tutorial di Celidonia Studio. Oggi andremo a modellare una creatura che mi sta molto a cuore. Ha le orecchie a punta come le fate, e come le fate fa magie, ma in più ha un codino a pompon. Oggi andremo a modellare un coniglietto fatato. Siete pronti per iniziare? Iniziamo a modellare una pallina di pasta per darle la forma di mezzo uovo. Con lo strumento d'ago segniamo l'attaccatura delle zampe posteriori. E poi andiamo a lisciare con il pennello piatto. Ed ecco qui che abbiamo realizzato il corpo del nostro coniglietto. Facciamo un rotolino di pasta e dividiamolo a metà. Stondiamo l'estremità di ogni parte per dare forma ai piedoni. Allo stesso modo facciamo un rotolino un po' più piccolo. Lo dividiamo a metà per andare a creare le zampine anteriori. Iniziamo a modellare la testa partendo come sempre da una pallina di pasta e sfiorandone delicatamente l'estremità per appuntirla. Accarezziamo poi lievemente i lati. Con lo sgarzino a punta tonda incidiamo le arcate oculari. Scendiamo un po' più giù per segnare la separazione tra la parte anteriore del muso e le guance. Sfumiamo il solco dell'arcata oculare anche dietro verso la nuca e lisciamo il tutto con il pennellino piatto. Con il bisturi incidiamo una Y per disegnare il nasino. Poi, alla base, facciamo una piccola V rovesciata per segnare la bocca. E con lo sgarzino a punta tonda andiamo a definire i particolari. Foriamo lievemente le narici, perché il coniglietto ha bisogno di respirare, e poi con il pennellino piatto andiamo a lisciare il lavoro che abbiamo appena fatto. Con il pennellino sottile andiamo anche all'interno della bocca. Facciamo un po' di carezzine per eliminare eventuali irregolarità. E segniamo l'alloggiamento degli occhi. Socchiudiamo la bocca e di nuovo lisciamo con il pennellino. Definendo i dettagli con lo sgarzino a punta tonda. Definiamo meglio l'alloggiamento per gli occhi
e di nuovo lisciamo per bene. Facciamo gli occhi con due palline di pasta nera e andiamo ad inserirli nell'alloggiamento appena creato. Poi, con lo sgarzino a punta tonda, facciamo bene aderire le palpebre al bulbo oculare. E andiamo finalmente a posizionare la testa sul corpo del nostro coniglietto. Con l'aiuto di uno stuzzicadenti eliminiamo ogni segno dell'attaccatura, delineando al tempo stesso il collo. E lisciamo per bene il tutto con il pennellino piatto, precedentemente immerso nell'olio lisciante per paste sintetiche. Facciamo sentire la giogaia, anche perché il nostro è un coniglietto che mangia tanto. E poi, con la miretta, andiamo pian piano a definire il manto, utilizzando anche lo spicillo oppure l'ago. Posizionando il lavoro su un tappo dalla base piatta, avremo la possibilità di modellare più agevolmente. Facciamo un rotolino e dividiamolo a metà per iniziare a modellare le orecchie. Avvolgiamolo sullo stuzzicadenti e posizioniamolo in alto sul capo. Mettiamo anche l'altra e definiamo i particolari. Abbiamo quasi finito, ma manca la cosa più importante per un coniglietto: il codino. Modelliamo una piccola pallina di pasta e la posizioniamo dietro, schiacciandola leggermente con lo sgarzino a punta piatta. La facciamo aderire bene con lo spicillo e iniziamo a disegnare il pompon. Poi facciamo i due fori che accoglieranno le ali. Coloriamo il musino di rosa con il blush. E
lievemente anche l'interno delle orecchie. Posizioniamo una stellina sulla fronte e poi cospargiamo il codino e il sederone con il glitter, un po' anche sulla testolina, con il pennello bagnato nel fimo liquid. Facciamo le ali con il filo Pirca, come abbiamo già visto nel tutorial della fatina dei fiori, e poi andiamo ad inserirle con un pochino di colla. Lucidiamo gli occhi e un po' anche il nasino vibrante. Ed ecco, il nostro coniglietto patato è nato ed è pronto per andare a giocare nei boschi.